Carabinieri impegnati nei servizi antiprostituzione, richiesti 3 fogli obbligatori di via. I carabinieri della compagnia di Augusta nel corso dell'ultima settimana hanno intensificato i servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della prostituzione su strada anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute nel tempo dai cittadini. Nell'adempimento del citato servizio venivano impiegate numerose pattuglie delle stazioni carabinieri di Lentini e Carlentini e del nucleo operativo radiomobile di Augusta, che hanno identificato sulla strada statale 194 all'altezza del bivio Iazzotto e del bivio Contrada Valsavoia, arterie statali ricadenti nei territori dei citati comuni di Lentini e Carlentini, 7 donne di cui 3 cittadine rumene, domiciliate nel comune di Lentini, in atteggiamento di inequivocabile attesa al fine di prostituirsi. Carabinieri, dopo aver identificato compiutamente le donne, hanno proceduto per le straniere a richiedere all'autorità di pubblica sicurezza competente il foglio di via obbligatorio con contestuale divieto di ritorno nei comuni dove le medesime sono state frequentemente controllate in atteggiamenti compromettenti, mentre sono ancora in corso accertamenti specifici al fine di verificare la possibilità di adottare simile provvedimento per le altre donne di diversa nazionalità. Inoltre, durante il servizio stesso, sono state levate infrazioni per violazione al codice della strada commesse dai potenziali clienti come sosta vietata e intralcio alla circolazione stradale. I carabinieri della stazione di Lentina hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare presso l'istituto penale minorile nei confronti di un pregiudicato lentinese 18enne celibe nulla facente all'epoca dei fatti, minorenne, sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità di Caltanissetta per essersi reso responsabile di reati contro il patrimonio commessi a Lentini nel luglio del 2018. Il soggetto, che in data 21 gennaio si era arbitrariamente allontanato dalla struttura a seguito della richiesta di aggravamento della misura richiesta dai carabinieri della stazione di Lentini, veniva tradotto presso l'istituto penale minorile di Catania, Bicocca, come disposto dalla Procura della Repubblica per i minori presso il Tribunale per i minorenni di Catania, perfettamente concordante con le risultanze dei militari operanti.